Alfredo Altavilla, non ha bisogno di grandi presentazioni, presidente esecutivo di ITA Airways, buongiorno. Bene, grazie, benvenuto. Allora, particolarmente, come dire, ghiotto l'incontro con Altavilla, voi il grande pubblico degli industriali lo conosce molto bene, manager che ha passato 28 anni in FCA, è stato l'uomo della trattativa con General Motors, è uno che insomma nelle trattative è meglio averlo sempre da questa parte che non dalla... La utilizzerò per il prossimo rinnovo contrattuale con la SET. Volentieri, sono anche economico come consulente. Allora, il tema della... Poi arriviamo ovviamente alla questione del giorno, che sui giornali ci dirà quello che ci può dire, e ovviamente anche qui, siccome la partita è in mano al Ministero dell'Economia, vedremo quello che si può dire. Però la crisi come opportunità. Allora, lei nel suo lavoro di manager si è sempre trovato a un certo punto a lavorare in situazioni di crisi. Ecco, ma un contesto come questo, che cosa ci deve insegnare? Contesto in cui di certezza non c'è nulla, la guerra non sappiamo quando finisce, l'inflazione, il costo delle materie prime, la siccità, non manca nulla. Non manca nulla, probabilmente la tempesta perfetta non è ancora arrivata, però è in queste circostanze che l'impresa, l'imprenditore, il management devono trovare il coraggio della discontinuità. Il coraggio di guardare a come è possibile modificare uno status quo che inevitabilmente porta a peggiorare la situazione di competitività dell'impresa. Vede, quando nella crisi finanziaria del 2008 ci trovammo in maniera quasi casuale coinvolti nella trattativa con Chrysler, e fu veramente un episodio che nacque a un pranzo all'Ingotto con Sergio Marchione e Tom Lasorda, il numero due di Chrysler dell'epoca, da cui avevo acquistato una fabbrica di motori in Brasile, e essendo lui di Toronto, Sergio era cresciuto a Toronto, l'avevo portato lì per un incontro, e questo dice: ragazzi, adesso vado a Parigi dalla Renault perché vorremmo proporre alla Renault di comprare una quota della Chrysler. Lo accompagno alla macchina, torno su in ufficio da Sergio e gli dico: scusa, ma noi davvero lasciamo che la Renault diventi così forte comprando il terzo costruttore americano? Ma perché non facciamo un pensierino noi? E lui mi caccia dall'ufficio dicendomi: hai fumato qualcosa di illegale ieri sera. Alle 7:30 di sera ci siamo ritrovati all'Ingotto per pensare come fare a rubare l'affare alla Renault. Quindi quella visione non era così folle, stai dicendo? Non era così folle, ma soprattutto molti hanno pensato a quell'epoca che la Fiat aveva salvato la Chrysler, e 3 anni dopo si sono resi conto tutti quanti che era stata la Chrysler a salvare la Fiat. Se non avessimo fatto quell'operazione, noi non saremmo sopravvissuti alla crisi dell'automobile del 2011 e del 2012. Ed è un po' quello che sta succedendo anche nel settore del trasporto aereo adesso. Il settore del trasporto aereo è stato il più impattato dai 2 anni di pandemia. Adesso la crisi energetica ha fatto schizzare alle stelle il costo del carburante. Sì. Io ho fatto il budget del 2022 con una quotazione del jet fuel a $640 la tonnellata, ieri mattina era 1420. Quindi è un mondo che cambia in continuazione. Eppure questo è il momento, che è quello che faticosamente stiamo cercando di fare, di cercare una discontinuità e creare una compagnia che abbia un futuro industriale molto più solido. Che significa? Portare in giro i passeggeri nel mondo è quanto di più ciclico esista. Quindi per rendere una compagnia un po' meno rischiosa, bisogna creare un portafoglio di offerta del trasporto aereo che, oltre ai passeggeri, è allargato anche al cargo, è allargato anche al charter, che fondamentalmente sono tutte modalità per destagionalizzare il trasporto dei passeggeri, che fondamentalmente vive su 2 stagioni, la primavera e l'estate,
e un autunno e un inverno dove non fai soldi nessuno. Quindi ecco perché le crisi diventano grandi occasioni di opportunità nella misura in cui le sappiamo guardare. Lei lo sa meglio di me, fino a poco tempo fa Alitalia era comunque sinonimo di un grande carrozzone, vado tranchant, insomma, grande carrozzone italiano. Anzi, spesso la politica la utilizzava per assunzioni, insomma, è una storia che purtroppo appartiene al nostro paese. Oggi le cose stanno radicalmente cambiando, ci sono, come sappiamo, due offerte, da una parte c'è MSC Lufthansa e dall'altra c'è Certares, due offerte diverse. Ora, diciamo, tutto questo pacchetto è in mano al Ministero dell'Economia e Finanze, che dovranno decidere, però dai giornali si apprende che la decisione verrà posticipata. State aggiornando quello che si chiama data room, no? Cioè, no, guardi, spieghiamolo bene, che così... Sì, sfatiamo un po' di miti e di inesattezza di questi giorni. Allora, la data room è un processo che, come tutti i signori che sono in questa stanza conoscono molto bene, è abbastanza standard. In data room tu metti la storia della tua compagnia, chi è interessato a comprarti fa delle domande. Le previsioni, aggiorni questa data room, quindi è un processo assolutamente standard. Abbiamo cercato, in questo do merito totale alla Presidenza del Consiglio, di mantenere una tempistica estremamente stretta di questo processo per evitare le classiche lungaggini all'italiane. Adesso 30 giugno era il target che avevamo in mente, la data room la chiudiamo il 5 luglio e sperabilmente il MEF potrà esprimersi nel giro di pochi giorni, quindi sostanzialmente siamo nei tempi. Considerati gli standard di Alitalia, mi pare che, della vecchia Alitalia, mi pare che una settimana, 10 giorni non spostino l'asse del problema. Il problema vero è fare la scelta giusta. E fare la scelta giusta significa trovare per questa compagnia un partner industriale solido. Cioè, qui dobbiamo essere molto attenti che, almeno fino a ieri sera, quando sono uscito dall'ufficio, né Airbus né Boeing accettavano i soldi del Monopoli in pagamento per gli aerei. Quindi se anche io vedessi esplodere il traffico aereo nei prossimi 6 mesi, mi affaccio alla finestra e vedo gli altri che si divertono, perché io non posso comprare più aerei. Perché la Commissione europea, quando ha dato l'ok alla nascita di ITA Airways, ha detto lo Stato italiano in questa società non ci mette più di 1.350 milioni, altrimenti diventano aiuti di Stato, certo. Quindi la compagnia si sanzioni chiude. Sanzioni dall'Europa, certo. 1.350 milioni, il leverage che ci puoi applicare sopra è già stato ottimizzato modificando al massimo possibile la quota di aerei in proprietà con la quota di aerei in leasing, quindi fondamentalmente il nostro business plan è abbastanza, fra virgolette, scolpito nella pietra in termini di numerosità di flotta. Quindi è importante trovare un partner industriale che ci consenta di espandere la nostra flotta, di poter avere accesso a un network di destinazioni molto più ampio e molto più redditizio, perché questa è l'unica condizione per garantire una sopravvivenza non solo alle persone che sono passate a lavorare con noi, ma soprattutto una solidità finanziaria alla nuova compagnia. ITA Airways, entro l'estate si saprà, secondo lei, se dovessimo mettere una deadline, così, se dovesse scommettere... No, guardi, sarebbe un grandissimo problema, e questo lo dico da un punto di vista operativo della compagnia, se questo non si sapesse entro l'estate, perché vuol dire che a quel punto... Guardi, di nuovo dico un concetto che qua dentro è pleonastico perché lo sanno tutti: il tempo distrugge valore. Certo. E non serve un master ad Harvard per fare queste considerazioni. Quindi qui non è Altavilla, non è Altavilla che ha fretta o la compagnia che ha fretta, qui è l'Italia che deve avere fretta di porre un punto finale a questa alla privatizzazione di ITA Airways, perché ne va del futuro della compagnia. Due cose molto telegrafiche, da manager, la sua visione su salario minimo e reddito di cittadinanza. Così entriamo nel vivo di alcune questioni. Allora, salario minimo, non c'è ombra di dubbio che bisogna offrire una tutela alle persone che non sono oggi inquadrate nell'ambito di contratti aziendali. Pensiamo alla storia dei rider, anche se poi mi piacerebbe vedere quanti danno la mancia ai rider che portano il box a casa, ma comunque questo. La contrattazione aziendale in Italia funziona. Non dobbiamo sostituire alla contrattazione aziendale il salario minimo.
Perché faccio un esempio. Se c'è cioè usare il modello Confindustria sostanzialmente. Usare il modello Confindustria. Noi, la protezione che i contratti danno oggi ai lavoratori è non solo quella legata a un salario minimo, ma anche a tutti gli strumenti accessori del salario, le ferie, lo straordinario, il welfare aziendale, che oltretutto è estremamente conveniente sia per il lavoratore che per l'impresa. Tutto questo semplicemente con il salario minimo si viene a perdere. Quindi dobbiamo distinguere. Salario minimo sì per quelle platee che non godono in questo momento di copertura contrattuale, no a chi è inquadrato all'interno di contratti. Reddito di cittadinanza. Sono perfettamente d'accordo con chi lo definisce uno strumento vergognoso. Non perché non sia d'accordo con lo spirito che qualcuno ha ricordato essere lo spirito iniziale, cioè diamo uno strumento di sopravvivenza a chi è stato buttato fuori dal mondo del lavoro o ha l'impossibilità di andare nel mondo del lavoro. Quelle persone hanno diritto al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non può diventare un parcheggio che dura per sempre. Io ho sentito in televisione qualche tempo fa un signore, un siciliano, dire: ah, io non ho accettato di andare a fare il lavoro stagionale in uno stabilimento balneare perché altrimenti perdo il beneficio del reddito di cittadinanza. Ed era pagato troppo poco rispetto a quello che percepiva col reddito. Allora, per far lavorare qualcuno come bagnino in uno stabilimento aumentiamo i flussi migratori, così portiamo qualcuno a lavorare in quello stabilimento. Peccato che alla fine della stagione questo lavoratore resta in Italia, andrà in qualche modo sostenuto, lo Stato pagherà per la Onlus o la ONG di riferimento la solita quota giornaliera. Quanto diavolo ci è costato quell'ombrellone da piantare tra il reddito cittadinanza che diamo a uno e i soldi che diamo per mantenere quell'altro? L'ultima grande questione riguarda, visto che lei, come dire, da manager ne ha aziende, ne ha viste parecchie, questa proposta di mettere i giovani all'interno del CDA. Glielo chiedo così anche a lei, abbiamo sentito la politica, ora sentiamo lei. Allora, guardi, Lei ha fatto benissimo a fare questa domanda a tutti i relatori. Poi a tutto il mondo della politica bisognerebbe fare una prima domanda: la smettete con i poltronifici? Perché è la politica che riempie i consigli di incompetenti. E guardate, in politica... Si farà molti amici lei con questo. Ne ho già pochissimi, non è un grande problema. In una fase come vada a guardare qualcuna delle mie audizioni parlamentari e capisce perfettamente. Vede, in politica e nel business la malafede è peccato veniale, l'incompetenza è peccato mortale. Io non mi preoccuperei tanto della struttura della composizione dei consigli. Secondo me la vera riforma da fare nella corporate governance italiana è quella del cosiddetto staggered board. Non possono esistere consigli che ogni 3 anni vengono totalmente rinnovati senza che ci sia un minimo di continuità di competenze che resta all'interno del consiglio, come succede in tutti i paesi di matrice anglosassone. Punto numero uno. Punto numero due. Oggettivamente io considero le quote rosa un po' un'offesa per le donne. Perché il problema non è la quota rosa nel consiglio d'amministrazione, il problema è quante sono le donne che facciamo crescere come manager all'interno delle nostre aziende. Quello è il vero indicatore che sappiamo gestire la diversity. Mettere per legge un numero di donne nel consiglio d'amministrazione non ha risolto il problema della diversity nelle aziende. Ben venga. Sul discorso delle persone inferiori a 40 anni, sono un po' come Matteo Renzi, sì se sono competenti, non per legge, perché non possiamo rendere i consigli di amministrazione delle scuole una sorta di CEPU. In consiglio di amministrazione non si va per imparare, si va per contribuire. Quelli che vanno in consiglio di amministrazione per imparare un lavoro creano un danno all'azienda. Grazie Altavilla, buon lavoro, in bocca al lupo, so che saranno le prossime settimane.